Buonasera da Onda. TG in apertura ancora l'escalation dei furti in abitazione. Spunta l'ipotesi del controllo di vicinato. Si va verso un protocollo d'intesa questa mattina alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Pattuglie ad oltranza per fermare il fenomeno e non solo. Facciamo il punto nel nostro servizio. Un protocollo d'intesa per regolarizzare il controllo di vicinato. Questa è la misura che verrà presa in Valle Peligna e in Valle Subequana per far fronte all'ondata di furti che da circa 4 mesi, da quel 26 dicembre, imperversa nel centro Abruzzo. Gli interventi da attuare al fine di contrastare i topi d'appartamento sono stati decisi nella riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta in mattinata dal prefetto dell'Aquila Cinzia Teresa Torraco. Il prefetto ha evidenziato come l'attenzione del Comitato resti altissima sotto le problematiche, un fenomeno generato da un pendolarismo criminale difficile da intercettare per la sua stessa natura. I sindaci e gli amministratori dei comuni hanno dimostrato grande interesse sulla tematica del controllo del vicinato, stimolata dal prefetto, dando disponibilità immediata, dichiarandosi disposti sia a interessare dell'argomento le proprie abitazioni che a studiare le modalità operative per la sottoscrizione dei protocolli. I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno altresì fornito su tale argomento la propria massima disponibilità. Disponibilità a collaborare con i comuni nella consapevolezza che misure di partecipazione dei cittadini e di vigilanza attiva non possono che stimolare una sicurezza partecipata del territorio a contrasto maggiore di un fenomeno odioso per chi lo subisce. Intanto controlli a oltranza andranno avanti, fermo restando le risorse sempre più esigue a disposizione delle forze di polizia. Al telefono il sindaco di Raiano, Marco Moca, uno dei centri più colpiti dai topi di abbattimento nelle ultime settimane. L'incontro è stato molto positivo, se possiamo dire così. Le forze dell'ordine hanno assicurato che non scenderà l'attenzione sui nostri territori, proseguirà quindi il controllo e tutte le forze dell'ordine saranno molto presenti. Abbiamo appunto rappresentato quali sono le difficoltà e lo stato di ansia, loro sono ben consapevoli del tutto, ritengono che sicuramente sono persone che vengono da fuori regione perché Abruzzo, essendo una regione di transito, come la definiscono in gergo, è molto appetibile dai malviventi. Dopodiché ci è stato proposto, e io per primo già ho detto di sì, ma praticamente tutti gli amministratori, e ci è stato proposto dall'eccellenza delle forze dell'ordine un protocollo d'intesa per il controllo di vicinato, quindi andare a regolarizzare tutto quello che già avviene di fatto da parte dei quartieri, fare da le sentinelle, ma il tutto deve essere appunto raccordato con un responsabile, ovviamente civile, che verranno comunque formati per cercare di appunto dare una risposta migliore ed essere collaborativi, perché quello che ci hanno chiesto loro di collaborazione, perché anche con una marea di uomini non riuscirebbero comunque a tenere sotto controllo il territorio, perché spesso e volentieri quando succedono queste cose, e io lo posso testimoniare, nonostante eravamo ben vigili, usciti dopo 30 secondi dal fatto, non li abbiamo più visti. Quindi anche la macchina a 100 metri potrebbe servire poco. Però essere tutti comuni, segnalare eventualmente macchine sospette, facce sospette, potrebbe essere appunto qualcosa di positivo. È un'altra azione deterrente che si vuole cercare di mettere in atto al fine di sconfiggere questo purtroppo problema che ci sta veramente attanagliando. Quindi a brevissimo si verrà sottoscritto questo protocollo e il comandante dei carabinieri si è anche reso disponibile a venire proprio sul territorio e colloquiare con i cittadini al fine di spiegare esattamente cosa si dovrebbe fare, utilizzando le tecnologie che abbiamo anche di comunicazione, come ad esempio la messaggistica WhatsApp. E ora torniamo alla tragica vicenda del meccanico morto nello schianto ad Alfedena. Fatale è stato un trauma polidistrettuale. Domani saranno officiati i funerali. Sentiamo tutto nel nostro servizio.
È morto a causa di un trauma polidistrettuale Marco Pallotta, il meccanico 37enne, vittima dell'incidente stradale verificatosi lo scorso sabato dal Fedena. È giunto a questa conclusione l'anatomopatologo Pietro Falco, che ha svolto in mattinata l'esame autoptico ordinato dal sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo Mariotti, che ha aperto un fascicolo sul caso a carico del conducente della vettura indagato per omicidio stradale. Il medico legale ha svolto i prelievi storici e tossicologici, il cui esito arriverà entro 90 giorni. Stessa tempistica per la perizia cinematica, ordinata sempre in mattinata dal PM, volta a ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro. Dall'incrocio delle risultanze si avrà il quadro completo della situazione. Da una prima ricostruzione si è appreso che nel pomeriggio dello scorso 12 aprile il 37enne, approfittando del bel tempo, era partito con la sua moto da Castel di Sangro, città dove viveva e lavorava come meccanico, per fare un giro, ed era arrivato a Barrea e al Fedena. Intorno alle 17:30, sulla strada di ritorno verso Castel di Sangro, è avvenuto il tragico incidente sul ponte Via Principe di Napoli. Pallotta, in sella alla sua moto, stava scendendo verso il comune dove risiedeva, mentre l'auto, una Range Rover, stava proseguendo in direzione opposta verso il centro di Alfedena. Il Centauro, a seguito dell'impatto, avrebbe perso il controllo della moto, sarebbe caduto a terra. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, i vigili del fuoco, il 118, il personale medico sanitario. Non ha potuto fare nulla per soccorrere il 37enne, che sarebbe morto sul colpo. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente, che è al vaglio dei carabinieri. Pallotta, meccanico amante dei motori e delle motociclette, era conosciuto e amato in tutto l'Alto Sangro. Avrebbe compiuto 38 anni il prossimo 21 maggio. Era sposato, aveva una bambina, aspettava con sua moglie un altro figlio. Il rito funebre sarà officiato domani alle 15:30 nella chiesa di San Giovanni a Castel di Sangro. E ora la vicenda del Cogesa con il PD che mette il dito tra moglie e marito, così si potrebbe dire, una maggioranza sempre più spaccata, giustificazioni grottesche, quelle della Di Rienzo, hanno affermato i consiglieri Di Benedetto e La Gatta. Sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Tra moglie e marito suggerisce un vecchio adagio: non mettere il dito, perché solo i diretti interessati conoscono tutti i dettagli e il relativo contesto. Se però tra moglie e marito, consiglieri comunali, uno in maggioranza, l'altro in opposizione, c'è di mezzo il problema Cogesa, allora è nostro dovere metterci in mezzo, perché tutti, e non solo i diretti interessati, sappiano i dettagli della questione. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali del PD Mimmo Di Benedetto e Antonella La Gatta. Comprendiamo bene l'imbarazzo da parte della consigliera Di Rienzo nel doversi barcamenare tra le ragioni della maggioranza, di cui fa ancora parte, le sciocchezze che una minoranza volubile e della memoria corta, minoranza di cui fa parte il marito, aver cambiato schieramento, predicano sulla questione Cogesa, e per questo le siamo solidali. Ma ci perdonerà la consigliera Di Rienzo se riteniamo bizzarre e grottesche le giustificazioni che adduce quando prova a spiegare perché non abbia sottoscritto il documento di maggioranza che ha ristabilito la verità dei fatti sulla vicenda. Riteniamo ridicole le sue dichiarazioni quando, al pari di una quinta colonna, prova maldestramente a spostare l'attenzione sui fatti, proseguono Di Benedetto e La Gatta, sventolando il suo essersi costituita parte civile nel processo per i miasmi di Noce Mattei come un fatto che la vede protagonista sulla difesa del Cogesa. Peccato però che tutto questo non abbia nulla a che fare con la posizione assunta dal sindaco e dalla maggioranza sul problema della società partecipata. Per questo appare grottesco, ancor di più, il silenzio della consigliera sulla richiesta di dimissioni del sindaco da parte di una minoranza bugiarda e sleale. Sappiamo bene perché la consigliera Di Rienzo, coniuge del consigliere Proietti, non abbia sottoscritto il documento. Siamo certi che anche sulmonesi ne abbiano compreso le ragioni, concludono i due esponenti dem. Evidentemente il Partito Democratico non sta bene che la consigliera comunale Caterina Di Rienzo resti seduta tra i banchi di maggioranza. Un passaggio politico che fa traballare, insomma, la poltrona del sindaco Gianfranco Di Piero, seppur secondo i consiglieri dem chiarezza andava fatta sulla questione del Cogesa.
E non si è fatta attendere ovviamente la replica della consigliera Di Renzo, che non ci sta a passare per la quinta colonna, chiede al sindaco Gianfranco Di Piero di prendere formalmente le distanze dalle ultime affermazioni dei consiglieri del PD, quindi un clima sempre più teso, come dicevamo, all'interno della maggioranza consigliare. Ora cambiamo argomento, la staffetta di turisti per il ponte per le feste di aprile, pienone in città grazie anche agli eventi, ma l'ufficio turistico rimane chiuso nel lunedì di festa. Incredibile, ma vero, sentiamo nel nostro servizio. Pienone in città per le feste di aprile, ma l'ufficio turistico comunale, collocato sulla scalinata dell'Annunziata, resta chiuso nella vigilia della festa della Liberazione. A farlo notare sarebbero stati alcuni turisti che hanno scelto Sulmona per il lungo weekend, ma anche alcuni addetti ai lavori, ricordando che l'ufficio in questione osserva il giorno di riposo settimanale ogni lunedì, ma nel ponte del 25 aprile, quindi il 24, sarebbe stato opportuno rimanere aperti per intercettare la frontiera del turismo presente in città. Nonostante tutto, i numeri sono incoraggianti. L'associazione albergatori, presieduta da Domenico Santa Croce, ha stimato una percentuale di affollamento negli alberghi che si attesta intorno al 70-80% per le feste di aprile, visto il calendario favorevole che presenta due ponti nel giro di una settimana. Sono presenti gruppi turistici stranieri e assistiamo a una sorta di staffetta del turismo, nel senso che i gruppi più numerosi che ripartono in queste ore cedono il passo ad altri gruppi che arriveranno il 29 aprile per il ponte del 1 maggio, spiega Santa Croce, che ha intercettato in questi giorni il turismo canadese, è tornato protagonista in città. Anche gli eventi programmati dal comune per la festa della Liberazione hanno creato indotto in movimento. È piaciuto il trekking che ha attraversato il centro storico dedicato alla memoria di Gilberto Malvestuto, patriota della Brigata Maiella, recentemente scomparso. Nel fine settimana, Sulmona, grazie alle iniziative della giostra cavalleresca, abbraccerà la frontiera del turismo itinerante con l'arrivo di circa 150 camperisti. Non pernotteranno negli alberghi, ma investiranno comunque nel tessuto sociale ed economico cittadino. La svolta arriverà venerdì prossimo con la firma dell'accordo di programma per la realizzazione di un hub dei treni storici. La Ferrovia dei Parchi, con i suoi 40.000 visitatori ogni anno, traghetta da sola il turismo delle aree interne senza timore di smentita. Dopo il boom della Settimana Santa, linfa vitale per albergatori ed operatori, il turismo di fine aprile ha comunque risposto alle aspettative in vista anche del rito dei Serpari, altra secolare manifestazione in programma il 1 maggio a Cocullo. Per vivere di turismo serve un approccio culturale adatto, entrare nell'ottica della destagionalizzazione. Serve un modello di commercio per i turisti, dei negozi di quartiere, le attività più grandi, ma anche un potenziamento dei servizi essenziali che nei giorni rossi sul calendario continuano a restare incerti. Solo così Sulmona sarà città turistica nella forma e nella sostanza. E torniamo alla vicenda dell'Orsa del Trentino con l'associazione Lida di Sulmona, che si è costituita da adiuvandum nel ricorso pendente davanti al TAR. Sentiamo nel servizio. Anche l'associazione Lida di Sulmona si è costituita da adiuvandum nel ricorso intentato davanti al Tribunale regionale di Trento per la nota vicenda dell'Orsa. L'8 aprile il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato la cattura e l'abbattimento dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino Andrea Papi. L'ordinanza è stata sospesa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, che ha fissato l'udienza camerale per il prossimo 11 maggio. Il ricorso contro l'abbattimento e plantigrado era stato proposto da LAV Lega Antivivisezione. Ad adiuvandum si sono costituite diverse associazioni, tra cui la Lida di Sulmona per il tramite dell'avvocato Giada Bernardi, un intervento a sostegno dell'iniziativa legale volta a contrastare in tutte le sedi l'abbattimento dell'orsa. A riguardo, sempre da Sulmona, era partita una diffida indirizzata alla provincia autonoma di Trento da parte dell'avvocato Cinzia Simonetti, che chiedeva all'ente di sospendere l'abbattimento dell'esemplare e attenersi pedissequamente alle prescrizioni del TAR. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Il nuovo supermercato Tigre Amico in via Gennaro Sardi a Sulmona. Nuovo reparto macelleria con tante fantastiche offerte. Petto di pollo euro 6,40 al chilo, bistecche di bovino adulto euro 17,70 al chilo,
Fettine scelte di bovino euro 16,90 al chilo, cosce di pollo spezzate euro 5,90 al chilo. Nuovo supermercato Tigre Amico, ex Pick Up, via Gennaro Sardi a Sulmona. Maritozzi, diplomatici, pesche, sfogliatelle, prodotti tipici come parrozzi, mostaccioli e bocconotti. Tutto questo dalla pasticceria artigianale Annunziata, tramandata da generazioni con arte e passione, riuscendo ad accontentare tutti i gusti anche per chi ha intolleranze o segue diete vegane. Pasticceria Annunziata è a Sulmona, in corso Ovidio. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a COP ANSAPE Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare ANSAPE Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare ANSAPE Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che ci è più a cuore è il nostro territorio. Premio Nazionale Pratola 14ª edizione, cerimonia di premiazione dei vincitori. Sabato 27 maggio dalle ore 17, Cinema Igioland Corfinio. Alle Terme in Popoli? Grazie ai naturali benefici dell'acqua solfurea Decontra, potrai prevenire e curare i disturbi della respirazione, dell'orecchio medio, osteoarticolari, della pelle, della circolazione e gastrointestinali. Tutti i cicli di cure termali sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, alle Terme potrai trovare un centro specializzato in diagnostica, riabilitazione in acqua, motoria, vascolare, respiratoria e tubarica. Per info e dettagli chiama lo 085 98 77 81. Terme in Popoli, il centro termale riabilitativo d'Abruzzo. È l'azienda leader nella vendita di macchine e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio. DR Didascanio. Officina, assistenza e consulenza specializzata. Vasta gamma di ricambi plurimarche. Concessionaria Honda, Husqvarna, Maschio e Kuhn. Rivenditore ufficiale trattori Carraro e Same. Configura la tua macchina in tempo reale con tutti gli accessori e in pochi minuti saprai disponibilità, prezzo e tempi di consegna. DR Didascanio. Strada statale 17, bivio per Rocca Casale.
Da DR Didascanio trovi tutto per la realizzazione e la manutenzione del giardino. Semi per l'orto, terricci e concimi, impianti di irrigazione per orto e giardino, terricci professionali e sementi delle migliori marche. Immerso nel verde in via Cerrano a Prato La Peligna, ti aspetta il ristorante Pizzeria La Vigna. Ottima cucina casareccia, la pasta fatta in casa, la carne alla brace, la pizza al forno a legna, ampi spazi interni ed esterni per garantire sempre il distanziamento. Adatto per cerimonie, banchetti o una serata tra amici. Servizio di asporto e consegna a domicilio. Ritrova i sapori di casa tua al ristorante Pizzeria La Vigna. Via Cerrano a Prato La Peligna. Seconda parte, rivertiamo dalla cronaca, bloccati sulla neve in questo 25 aprile anomalo, tre escursionisti ventenni sono stati salvati sulle montagne di Opi. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Un 25 aprile da dimenticare per tre ventenni rimasti bloccati sulle alture nei pressi di Opi, in località Forca d'Acero. In maltempo, l'intensa nevicata e il forte vento hanno sorpreso tre ragazzi ed è stato necessario in nottata l'intervento dell'equipaggio dell'elicottero dei vigili del fuoco nel centro aviazione di Ciampino per trarli in salvo. All'arrivo dei soccorritori, uno di loro era già entrato in stato di ipotermia. L'intervento si è concluso intorno alle 20:30. Fortunatamente sono stati recuperati senza gravi conseguenze. A dare l'allarme ai soccorritori era stato proprio uno dei tre escursionisti. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine. La cronaca giudiziaria, con le offese sessiste alla senatrice Di Girolamo, arrivano le scuse a pagare le spese del processo. Sarà il leone da tastiera che era finito sul banco degli imputati. Sentiamo che cosa era accaduto nel nostro servizio. Sono bastate le scuse alla senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo, che ha ritirato la querela sporta nei confronti di un 49enne marsicano MT che l'aveva pesantemente apostrofata su Facebook per la gestione della pandemia da Covid. L'altro giorno l'uomo è stato prosciolto con sentenza di non doversi procedere, pronunciata dal giudice Concetta Buccini, grazie alla remissione di querela della parlamentare pentastellata, che ha ottenuto le scuse formali per quanto avvenuto senza chiedere risarcimento dei danni. L'imputato pagherà ovviamente le spese sostenute nel corso del processo. Era il mese di marzo 2020 quando la senatrice aveva pubblicato alcuni contenuti sulla sua pagina Facebook in piena emergenza pandemica da Covid-19, che era alle prime battute. L'imputato si inserì nel dibattito con un commento assolutamente fuori luogo, pieno di offese sessiste. Da qui la denuncia della senatrice e la citazione a giudizio del leone da tastiera. L'avvocato Pier Vincenzo Fasciani, che la rappresenta nel processo, ha dichiarato in udienza la disponibilità della sua assistita a rimettere la querela. Sembrerebbe infatti che il 49enne non avesse motivi di accredine personale nei confronti della senatrice, ma avesse dato sfogo, sia pure sopra le righe, a un disagio, forse a causa della cronica mancanza di lavoro nelle aree interne. Da qui le scuse, la remissione di querela che hanno portato il giudice ad emettere sentenza di non doversi procedere. Una lezione di stile e di civiltà da parte della senatrice. L'esercizio della critica è sempre consentita anche sui social network, ma non può superare l'alveo del buon costume scadendo nell'offesa personale. Intanto a Castel di Sangro si prepara la festa per il Napoli, campione d'Italia in pectore, potremmo dire così, previsto il concerto di Gigi D'Alessio per festeggiare il tricolore.
Il Napoli, ormai quasi campione d'Italia o campione d'Italia in pectore, tornerà a Castel di Sangro per il ritiro precampionato tra fine luglio e inizio agosto in provincia dell'Aquila e ci sarà per l'occasione anche un grande concerto di Gigi D'Alessio per festeggiare il titolo, probabilmente il prossimo 5 agosto. Ad anticiparlo il sindaco e presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Tre le amichevoli già decise, una sarà sicuramente quella con i Turchi di Vincenzo Montella. Faremo un concerto speciale con un grande artista napoletano. Quello sarà il momento di partenza delle celebrazioni festose del Napoli. Chi è l'artista? Gigi D'Alessio. Si riallestirà il Palasport per l'esposizione del trofeo e da lì poi ci saranno tutti gli altri allestimenti, ha detto Caruso. Il Napoli campione d'Italia in pectore made in centro Abruzzo, grazie a questo accordo tra il comune, il capoluogo sangrino e la squadra partenopea. Un accordo finito pure negli ultimi anni sui banchi della giustizia contabile al centro di diatribe politiche. Ora però si prepara la nuova festa. E torniamo a Sulmona per parlare del film contro la violenza sulle donne, Il muro del silenzio, e finalmente dopo 3 anni arriva il via libera per la proiezione. A quasi 3 anni dalla sua realizzazione finalmente vedrà la luce il docufilm Il muro del silenzio, il progetto cinematografico ideato e scritto dallo sceneggiatore sulmonese Ezio Forzano, alla regia Donato Tugliani, dedicato alle donne vittime di violenza. È nato per sensibilizzare giovani studenti sui temi della violenza di genere, ma anche l'intera popolazione, come spiegato recentemente dalla nostra emittente, che ha dato nuovi imprinting al progetto. Un film ideato per la divulgazione scolastica, con condiviso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta contro il femminicidio. La visione è prevista sabato 29 aprile presso la sala del Cinema Teatro Pacifico a Sulmona. Alla proiezione farà da ulteriore importante cornice l'allestimento di un convegno proprio sui temi della violenza, che vedrà nella città peligna importanti presenze che si confronteranno sul palcoscenico. A moderare il dibattito il noto avvocato Katia Buglielli. Ospite della manifestazione Filomena Lamberti di Salerno, di ritorno per la seconda volta in città dopo la sua partecipazione al progetto filmico, la cui drammatica vicenda divenne nota alle cronache giornalistiche di qualche anno fa. La stessa sarà accompagnata dall'avvocatessa Adele De Notaris e dalla presidente dell'associazione Spazio Donna, Vilma Desario Tabacco, anch'essa di Salerno. Tra le figure di spicco la docente autrice Rosa Mannetta di Avellino, la presidente dell'associazione Anteas L'Aquila Sulmona, Clarice Lattanzi, unitamente alla psicologa e alla psicoterapeuta Elisa della Croce dell'Aquila, Palmerino Pingue, socio dell'associazione Padri Separati d'Abruzzo, e l'artista Marco Formichetti completeranno il parterre di ospiti illustri. L'evento è stato realizzato grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale e dell'ufficio cultura di Sulmona. Ce n'è voluto però perché il comune capisse l'importanza, la risonanza del film stesso. Nell'occasione Ezio Forzano avrà modo di ringraziare tutte le figure istituzionali, private e non, le 300 figure femminili che hanno dato il proprio contributo alla realizzazione del film. L'appuntamento è per le 9:15 presso la sala del Cinema Pacifico il prossimo 29 aprile. Alberto Bertoli canta al Caniglia per l'ospedale di Sulmona, successo nel concerto all'insegna della solidarietà. Per noi c'era Gaetano Trigilio. Come vivi? Chi sei? Dove si è tenuto nel Teatro Maria Caniglia a Sulmona l'attesto concerto di Alberto Bertoli, Canta con Pierangelo. Il concerto promosso ed organizzato dall'associazione Nomadi Fans Club è finalizzato ad una raccolta fondi per l'acquisto di un'apparecchiatura elettromedicale ultima generazione, utile alla diagnosi e riabilitazione dei disturbi dell'equilibrio, disturbi molto diffusi e frequenti soprattutto nell'età avanzata. Concerto molto partecipato, pubblico numeroso, proveniente anche da fuori regione. Prima del concerto, Vincenzo Bisestile, presidente dell'associazione Nomadi Fans Club, è salito sul palco ed ha annunciato le finalità del concerto. Applausi da parte del pubblico. Grande consenso, dunque. Presente il sindaco Gianfranco Di Piero, il quale ha parlato e ha portato il saluto dell'amministrazione ed ha elogiato le motivazioni del concerto. Invitato sul palco anche la dottoressa Benedetta Autiero Celidonio, dirigente medico del reparto di otorinolaringoiatria del nosocomio sulmonese.
che da considerare forse madrina dell'iniziativa. Anche lei, in maniera più competente, ha illustrato i particolari dell'apparecchiatura medicale che si vuole acquistare. L'apparecchiatura di costo rilevante andrà a potenziare la dotazione strumentale del reparto di otorino dell'ospedale sulmonese. E poi l'ingresso in scena dei musicisti. Infine Alberto Bertoli, accolto da un caloroso applauso. Benvenuti. Pierangelo Bertoli nasce a Sassuolo il 5 di novembre del 1942, una data molto importante per la nostra famiglia. La nostra famiglia è molto unita e si conosce molto bene, sebbene esistano delle persone che sono convinte di conoscere meglio i componenti della mia famiglia, meglio di noi. Sono molto contento, davvero, perché questo significa che c'è gente che vorrebbe farne parte. Alberto Bertoli, noto cantautore, oggi sulla cresta dell'onda ha interpretato alcuni brani tratti dal suo album Due voci intorno ad un fuoco. Il pubblico ha sottolineato ogni brano con calorosi, forti applausi. Ti affidi a quali venti? Che musiche ti spingono? Che forti ti sorreggono? Dimmi come vivi, se puoi, come posso entrare nel tuo cuore, dentro agli occhi tuoi, proprio fino in fondo. Che muri devo abbattere, che scale posso prendere, pericoli. Notti del tuo navigare. Un momento di grande emozione per il pubblico e forse anche per lo stesso Alberto, quando ha interpretato alcuni brani in duetto virtuale con Pierangelo, il suo padre. Una forma di spettacolo originalissima, forse unica nel panorama della musica moderna. E invece le porta la morte, perché radio voce! Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia con i cuori. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. A termine dello spettacolo abbiamo intervistato Alberto Bertoli. Ascoltiamo. È stata una grandissima serata e tra l'altro, insomma, voglio dire, non mi aspettavo tutto questo affetto, sono molto contento. Ho visto tanti ragazzi e sono rimasti colpiti dalle canzoni. Vedi, una cosa si può dire, quando le canzoni sono belle sono intergenerazionali e quindi è una cosa molto bella. È stata un'esperienza bellissima, un grande regalo che Alberto Bertoli ha fatto a Sulmona. E siamo stati tutti molto contenti perché il concerto è veramente stato meraviglioso, quindi ringraziamo Alberto Bertoli, la sua troupe e andiamo avanti col nostro progetto. Anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Con
Con la somma di 20.000 euro messa a disposizione dal Fondo Ambiente Italia grazie al concorso I Loghi del Cuore, saranno restaurati i dipinti murali presenti nell'eremo celestiniano di Sant'Onofrio a Sulmona. La Giunta Comunale ha approvato il progetto di restauro ai fini di conservazione e tutela dei dipinti di epoca medievale che ornano la cappella all'ingresso dell'eremo. L'eremo celestiniano di Sant'Onofrio, incastonato come gioiello tra le rocce del Morrone, nel maggio 2020 fu l'unico monumento abruzzese candidato nel concorso censimento I Luoghi del Cuore. Ora i cittadini si attendono la riapertura dell'area sottostante. Nonostante i lavori effettuati da tempo, il comune non ha ancora provveduto ad affidare la gestione, arrecando disagi ai tanti turisti che sono costretti a trovare la struttura chiusa. E intanto Fabio Barone e la sua Ferrari conquistano il quinto record da Guinness dei primati. Chiedano Trigilio nel servizio. Fabio Barone e la sua Ferrari F8 Tributo conquistano il quinto record da Guinness dei primati della sua carriera sul percorso che porta dai santuari di Meteora nella Grecia nord-occidentale. Ha infatti fissato a 173 secondi, 5 in meno rispetto al precedente limite stabilito da un pilota greco, per percorrere 4 km disseminati di curve, così dopo aver battuto Google nel lunghissimo tragitto da Roma a Capo Nord l'anno scorso, dopo aver fatto meglio del cronometro in Transilvania nel 2015, sulla Tiananmen Mountain Road in Cina nel 2016, il Canyon della Valle del Dead in Marocco nel 2018, il pilota romano è riuscito a compiere l'ennesima impresa circondato dal suo team. È stata durissima, molto più di quello che si può pensare, ha detto Barone al termine della gara. Un percorso davvero incredibile, ricco di difficoltà e pericoli, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ed oltre alla mia Ferrari F8 Tributo, devo ringraziare tutti i miei uomini. Sono stati speciali, come sempre. Senza di loro non avrei fatto nulla di tutto questo, né oggi né prima. Fabio Barone è molto noto a Sulmona e nel comprensorio per i numerosi raduni Ferrari che si sono tenuti negli anni scorsi. www.ondarivu.tv, i nostri riferimenti per seguire sul sito internet le notizie in tempo reale, anche la nostra pagina Facebook. A questo punto io mi fermo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.